Bentrovati ragazzi e bentornati sul mio canale con un video haul. Nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, vi mostro cosa ho comprato per l'autunno di quest'anno 2021. Allora, ci tengo a precisare che non ho preso molte cose. A dire la verità, ho proprio preso poco perché non sto uscendo molto, sono impegnata a casa, sono impegnata con tante cose a casa, avendo la casa nuova è difficile stare dietro a tutto, però non fa niente, nel senso non è che mi pesa. Ho preso delle cose basiche di modo che io possa. Pensavo che mi stesse chiamando qualcuno. Di modo che io possa abbinarle con tante cose. Quindi parto da. A volte vi giuro che vorrei prendere il mio telefono, buttarlo in un oceano e vi giuro che non mi mancherebbe nessuno. Incredibile, eh? Tranne i miei genitori, solo i miei genitori, vabbè. Ok, vabbè, è Mirko, chiaro, questo era sottointeso. Ok, vabbè, innanzitutto vi voglio far vedere il fit check di oggi. Guarda che carina. Pantaloni beige più maglia basica beige. Però questo non è di questo, di quest'anno. Non le ho comprate quest'anno queste cose, quindi non vi dirò dove le ho presi perché non so neanche se ci sono ancora. Vabbè, ve lo dico lo stesso. Terranova, la maglia, ne ho prese tipo tre uguali, una così, una bordeaux e una così, una bordeaux e una grigia scura. Perché tu le metti e le puoi abbinare con tutto, perché essendo basiche, basica significa una maglia con un solo colore senza tante schifezza addosso. Ok, e invece pantaloni da Bershka, un po' di anni fa però questi, sono veramente tanto tempo che li ho. Va bene, iniziamo subito con questa giacca, ah cavolo, ah no, giusto, questa giacca qui è una giacca autunnale, la vedete? È un tessuto simile al jeans, sì, una giacca di jeans ma nera. Vi piace? L'ho pagata 40 euro, mi sembra, o 35, comunque massimo 40 euro, e l'ho presa da H&M. Vi faccio vedere come è indossata, tanto è fa. Non indosso tutto perché comunque non ho voglia di svestirmi e rivestirmi, sono sincera, ma questa è una giacca normalissima che io uso per uscire con un maglioncino, una sciarpa, ecco qua. L'ho presa apposta larga di modo che io possa stare tranquilla anche se mi metto un maglione. Che dite? Vi piace? Cioè, per esempio, con questo beigino sotto sta da Dio per l'autunno. È perfetto, un colore proprio perfetto, ragazzi. Quindi adoro. Vi dico una piccola curiosità su di me. Adoro H&M, credo che sia uno dei miei negozi preferiti. Cioè, ah, ecco, sì, negozi preferiti nel senso che io assolutamente non compro roba di marca perché non me ne frega niente. Cioè, attenzione che poi qua passa un messaggio che magari voi fraintendete. Non giudico chi compra roba di marca perché ognuno può spendere i propri soldi come vuole, non lo giudico assolutamente, dico solo che per me, come dice De Rosa, è inutile. Io non comprerei mai roba di marca, piuttosto quei soldi. Cavolo, è storta, no? Vabbè, Mirko mi fa venire i complessi. Ok, quei soldi io li spendo per viaggiare, cioè io se ho 1000 euro investo in un viaggio e non in una Gucci o Chanel, che ne so. Ok, vado. Il jeans. Ho preso questi jeans qua che sono sicura adorerete. Non li ho stirati perché lo sapete, io non stiro niente. Forse ho una foto con questa indossati, non lo so. Se la trovo ve la metto, altrimenti immaginateveli addosso a me. Sono larghi, ho preso una 40, non perché non mi andasse quella più piccola, ma semplicemente perché odio i jeans che stringono. E quindi di proposito ho preso questi qua larghi, proprio larghi, sono, metto la cintura e rimangono proprio larghi. Li ho pagati 39,90 da Bershka, 40 euro quindi. Questa camicetta qui.
in un giorno soleggiato, rivestita cipolla, camicetta e sopra giacca. Può essere quella di jeans, può essere un cardigan beige lanoso, oppure semplicemente una sciarpa tipo a scialle messa sulle maniche. È perfetta per l'autunno. Guardate un po' il tessuto poi. Si vede? Se sentite il trapano è perché quelli di sopra stanno facendo i lavori. Ho preso 3 t-shirt semplici e basiche, sempre da Terranova. Una t-shirt identica a quella di prima, però nera. Questa qua, che è una t-shirt invece simile a questo tessuto che ho addosso. L'avete notato, no? Sembra tipo velluto, non so spiegarvi che tessuto sia, non lo so. Poi l'apro con voi perché ho aspettato ad aprirlo perché ero... Ho detto dai, non lo uso ancora, anche se morivo dalla voglia di usarlo. Al Lidl, ragazzi, al Lidl, io amo i cardigan. È un cardigan tipo, non so se riuscite a vedere. È un cardigan, molto semplicemente. E l'ho pagato 12,99€, quindi 13 euro. Lo apro insieme a voi proprio adesso. Bello! È un color prugna, non so se lo vedete. Lo indosso così ve lo faccio. Wow! Bellissimo! Io amo queste cose, ragazzi. Cioè, io sono proprio stile nonna. No, non è nonna in realtà, stile universitaria. No, vabbè. Cioè, sta benissimo anche con questi colori che ho addosso. Cioè, beige, viola, prugna sta da Dio. Per l'autunno è perfetto, raga. Perfetto, anche per l'inverno, ci mancherebbe. Però per l'autunno sono proprio dei colori stupendi, secondo me. Bello, mi piace, sono contenta. Sono soddisfatta. Poi ho preso, vabbè, non so se fa parte dello shop. Sì, in realtà sì, ve lo devo mostrare perché comunque le calze... No, raga, non mi dite... No. Mi sa che mi sono sbagliata. No. No, raga. Pensavo fossero i collan normali. Non ci credo. Ma perché non leggo quando compro le cose? Che buon odore. Vabbè, anche queste le ho prese al Lidl e non pensavo. Sono calze termiche. Io pensavo fossero collan normali, neri. E invece no. Vabbè, dei collan comunque in generale. Io vi volevo mostrare dei collan... Come per farvi capire che, cioè per farvi capire, vi stavo dando insomma dei consigli su delle cose da acquistare per l'autunno, no? E niente, i collan andrebbero neri, di quelli tipo 40 denari che non si strappano, e invece questi qua non so quanti denari sono. Aspettate, queste sono 90 denari, cioè no, è esagerato. Ho preso dei collan termici di 90 denari. Aia, mi fa male sto bottone però. Aia, che mal di stomaco mi viene. Comunque, scusate i pantaloni aperti, ma ho mal di stomaco, mi è venuto improvvisamente ora. Poi, sempre da H&M, ultima cosa che vi mostro, io amo questi pigiami così. Ho comprato un pigiama di cotone che per l'autunno va benissimo. Va benissimo nel senso che sono proprio comoda, non patisco né il freddo né il caldo. Sto da Dio con questo pigiama e l'ho pagato 25 euro tutto, sempre da H&M. È molto molto comodo, ragazzi, non avete idea, comodissimo. L'ho preso apposta largo perché io odio tenere i pigiami stretti, sia per i problemi di mal di stomaco che ho sempre, sia perché comunque quando uno sta a casa, io vabbè, a parte il fatto che quando arrivo a una certa ora... Ma sono stata abituata così da piccola, tipo andavo a scuola, tornavo a casa, mi lavavo pigiama, anche se magari poi sarei dovuta riuscire. Sempre stato così per me. Eccoci qua nella seconda parte del video. Allora, adesso devo capire bene dove sistemare la telecamera. Ho comprato altre cosine dopo aver fatto quel video. Da Primark ad Arese ho comprato questi pantaloni qui, che sono di un color senape,
molto morbidi a zampa di elefante, con la rispettiva maglietta da mettere sopra. Ok, con questo laccettino che deve essere messo così, oppure potete metterlo anche di lato, è indifferente. L'ho pagato una sciocchezza in realtà, 20 euro il completo, cioè veramente pochissimo, non ho speso niente. Poi ho preso sempre tutto da Primark. Quest'anno ho speso un sacco di... Ho speso tipo 200... No, non ho speso tanto, 200 euro da Primark, prendendo un sacco di cose. Questo è un vestitino, questo maglioncino giallo. Vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram perché posto un sacco di cose carine durante la giornata. Questo maglioncino giallo che sta un sacco nel tema autunnale, mi piaceva un casino, quindi ho detto lo prendo. L'ha preso anche una mia amica, abbiamo fatto una foto insieme, poi ve la metto qui. E poi un vestitino di lana. Cioè, guardate che carino. È caldissimo ed è molto comodo, moltissimo. Ho preso, ah, ecco, ci sono, un cardigan che lo amo sinceramente, grigio dietro, bianco nelle maniche e azzurro qua, come questo qua viola che vi ho fatto già vedere che sto indossando. Questo ve l'ho fatto vedere nella prima parte del video, e questo qua quando l'ho visto ho detto no, vabbè. Poi questo l'ho preso apposta largo, perché in realtà questi... no, non è tanto largo. Sì, no, in teoria sì, 44-46 per me è largo. Però questi vestono, sono più carini indossati larghi così, no? E boh, a me piaceva troppo, ho detto lo prendo, lo voglio. Ah sì, ho comprato queste calze. Ve le faccio vedere. Queste calze qui. Giallo ocra o senape. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, cos'altro vorreste vedere. E niente, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!